Ciao a tutti e a tutti, bentornati e benvenuti in un nuovo video. Come mi avete richiesto tante volte, questo è l'ennesimo update sui miei tatuaggi, che sapete essere una delle mie più grandi ossessioni, passioni, e quindi ne ho molti, non vi scandalizzate. Sì, ho 20 anni, c'è tempo per farli, però quando me ne piace uno, io lo faccio, cioè ci penso, aspettate perché sennò poi chissà che mi ha detto, però nello stesso tempo perché non cogliere l'attimo carpe diem. E quindi eccoci qua. Vi dico subito che le zone maggiormente infestate, come dice mia madre, del mio corpo sono il braccio sinistro, non tutto, però è tipo metà braccio, il polpaccio destro, quindi ho fatto tipo metà e metà, dietro il collo, la caviglia sinistra, no aspetta, però anche il braccio destro, vabbè, comunque un po' ovunque. L'unica zona in cui non ho tatuaggi, quindi non so neanche dirvi dolore e cose così simili, tutta zona del costato, quindi tutta la zona tipo contenente organi, quindi pancia, anche cosce, perché comunque sono zone un po' problematiche. Io prima, se non lo sapete, comunque io ho girato anche il video, pesavo più o meno una cinquantina di chili in più di adesso, quindi se avessi fatto tatuaggi in quelle zone sapevo che sarebbero poi andati a cambiare, la pelle si sarebbe un po' sflusciata. Diciamo che ho sempre fatto i tatuaggi in maniera un po' strategica, in zone che anche con la vecchiaia o robe simili non si vanno a alterare, ecco. Sicuramente imbratterò altre zone, però per me non è essere imbrattate, il tatuaggio è un modo per esprimersi anche, anzi io quando vedo tipo alcuni pezzi della mia pelle che magari vorrei fossero più decorati, colorati, prendo e faccio un tatuaggio. Sono semplicemente modi di vivere diversi, modi di vedersi diversi, ognuno ha il proprio corpo, non starò qui a ripetere le solite bla 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 perché già lo sappiamo, quindi spero non ci siano bigotti e persone che vengano a commentare qua sotto, ecco. Questo era. Comunque iniziamo. Sapete che ho già fatto altri video riguardo ai tatuaggi, in questo ve li vado un po' a ricapitolare senza soffermarmi tanto sui significati perché alcuni sono abbastanza personali, quindi ve li spiegherò ma senza entrare bene nel dettaglio. Vi lascio comunque il link della playlist che ho creato con tutti appunto quelli dei tatuaggi qua sotto nell'info box se vi va di andare a vedere gli altri. Tra l'altro ho molta paura di scordarmi anche alcuni tatuaggi, quindi cercherò di analizzare proprio in maniera perfetta e dopo vi metterò anche i close up di quelli che non riesco a farvi vedere così da seduta. Andrò un po' così random. Io mi ricordo i primi e gli ultimi. Primo in assoluto che ho fatto è questo qui sul polso, questa scritta Stay Strong in questo font che adoro alla follia. Poi, come vedrete, io ho cercato un po' di tappare i vari buchi perché non mi piacciono tanto. Io sono andata da quattro tatuatori diversi per ora, ecco appunto questo qui è stato il primo che me ne ha fatti diversi, adesso poi ve li faccio vedere. Questo appunto è stato il primo, se avete visto il primissimo video di tatuaggi saprete che qui in realtà c'era anche un altro pezzo del tatuaggio che poi sono andata a coprire perché non è che non mi piacesse, perché era una chiave di sol, figuratevi, io amo la musica e tuttora è tipo la mia vita, però non mi piaceva esteticamente come stava con gli altri che avrei fatto dopo, quindi era semplicemente un fattore estetico. La rifarò magari qua dietro l'orecchio, ci sto un attimo pensando, ecco. Insieme a questo, lo stesso giorno, perché io ho fatto questo tatuaggio pochi giorni prima di compiere 16 anni, quindi col consenso e tutto, ho fatto anche quest'altra scritta che però non aveva gli uccellini, appunto, sempre se andate a vedere il primo video si vedono. Questa scritta c'è scritto Make Your Dreams Come True, significa tanto anche insieme a l'altra, è proprio un tipo un mantra. Anche di questo il font mi piace tanto 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 perché vedete è molto tipo riccioluto e si sono mantenuti molto bene nonostante siano passati tipo 4 quasi 5 anni. Dopo di questi, adesso tipo farò una super gaffe, ma probabilmente ho fatto questo dietro il collo, sempre più o meno intorno al periodo del mio compleanno, però è l'anno dopo. Di questo logicamente vi metto un close up perché essendo qua dietro non so altrimenti come fare. C'è una stella con la scritta More Than This. Se mi seguite da tanti anni saprete molto, ma molto probabilmente, perché ancora adesso mi arrivano un sacco di domande, che il mio gruppo preferito sono i One Direction. Anche se ora, ok, non esistono più proprio come gruppo vero e proprio, però li seguo lo stesso, ecco, per rispondere anche a una delle tante domande. Quindi ho voluto celebrare un po' il periodo
della mia adolescenza e l'importanza che hanno avuto in questo percorso. In questo modo, non ho fatto nulla di realtà troppo evidente, cioè è una stella perché i componenti del gruppo sono 5. Ogni volta che vedo questo simbolo mi riporta allora automaticamente, non so perché, quindi ci stava. E la scritta More Than This rappresenta una delle loro canzoni del primo album Apple Night, che è in assoluto la mia canzone preferita. Ci tengo tanto tanto tanto. Sempre lo stesso giorno di questo sono andata a fare queste qui le rondinine vicino a quest'altro tatuaggio perché mi sembrava un po' vuoto e mi piace che vedete continui sul polso in modo molto naturale in realtà. Ah, io non vi sto dicendo dolore e costi perché di questi ve li ho già detti appunto nei video precedenti, ve lo dirò soltanto di quelli nuovi. Sono più che altro decorative perché ecco non mi faccio problemi se i tatuaggi non hanno un vero e proprio significato al 100%. A volte ho anche fatto dei tatuaggi non soltanto estetici, però con una parte estetica, cioè non ho problemi nel dirlo e nel farlo. I tatuaggi che ho fatto dopo di questi sono molto persi, quindi vado un po' a caso perché davvero non me li ricordo dopo di questi. Probabilmente dopo ho fatto i due sulle caviglie. Uno è una scritta True Love, proprio fatto nella parte frontale della caviglia destra, che adesso è un po' inglobato dagli altri, però è un tatuaggio che ha un grande valore per me perché è stato fatto con la mia migliore amica. Ce l'ho, abbiamo uguale, lo stesso punto, stessa scritta. So che i tatuaggi con amiche, fidanzati e cose a molti non piacciono. A me non piacciono quelli con i fidanzati perché ecco sono sempre un po' incerti, però le amicizie sono sempre una cosa bellissima da ricordare, anche se mai un giorno dovessimo, che ne so, non sentirci più, quindi ci tengo tanto. Abbiamo scritto True Love perché anche se il nostro non è un amore vero e proprio nel vero senso della parola, comunque ci amiamo di bene, ecco questo era il senso. Sempre fatto dallo stesso tatuatore, ho cambiato poi dopo. E infatti l'altro che ho fatto sempre lo stesso giorno è l'altro sulla caviglia, che è un quadrifoglio verde super paraflescioso, poi io ho la pelle chiara quindi si vede tutto, con il numero 10. Allora, questo tatuaggio molto ma molto ma molto probabilmente tipo al 95% verrà coperto, lo farò però l'anno prossimo perché adesso non ne ho voglia. È un tatuaggio che di cui non è che mi sono pentita, però non mi piace più soprattutto il colore verde, cioè se l'avessi fatto tipo il quadrifoglio però sapete bianco e nero probabilmente l'avrei tenuto. Lo so che è strano, ma io sono strana. Poi passiamo al braccio perché appunto dopo questi ho fatto questa donna qui che vedrete meglio, appunto è posizionata qui. Ho usato i capelli neri per coprire la, appunto la chiave di sol, però in generale mi piace tantissimo come è venuta. Ogni volta che qualcuno la vede mi fa sempre i complimenti perché comunque è stato il primo tatuaggio super grande che io abbia mai fatto. Avevo già 18 anni, però comunque ho sempre chiesto il permesso a mia madre perché non lo so, era il primo appunto grande. Poi quelli dopo vabbè ormai neanche, ogni tanto mi guarda e mi fa oddio ma quello quando l'hai fatto? No, ma 3 giorni fa stavo col braccio ingessato, mi hai visto? Invece no. Vabbè, comunque questo qui appunto è una donna molto anni 50, la adoro follemente. Probabilmente ne farò altre di questi mezzi busti perché mi piacciono tanto. Sotto questo mezzo busto è appoggiato su una scritta che in realtà mi sono appena ricordata di aver fatto prima di questa. Comunque la scritta è: ogni inizio inizia da una fine, sì è sbagliata grammaticalmente, quello che vi pare, ma la adoro, adoro il font. E tra l'altro non mi scrivete qua sotto dei font perché non me li ricordo, non ho più gli screen purtroppo. Questo tatuaggio l'ho fatto alla fine dei 3 anni scolastici, io ho frequentato come diciamo liceo un istituto professionale estetica e quindi quando è finita mi sono sentita di fare questo tatuaggio, perché è vero, quando comunque qualcosa finisce ne inizia un'altra, che può essere altrettanto bella, più bella, meno bella, mi rappresenta proprio come anche modalità di pensiero. Dopo di questi ho fatto questi qua, che vabbè non vi metto un close up perché tanto li vedete, sono dei fiori di ciliegio, non sono i classici fiori di ciliegio, quelli che fanno stile old school, perché come vedete a me piace molto lo stile old school, li ho fatti fare così, li avevo trovati su Pinterest e mi piacciono molto, i colori vabbè sono abbastanza fedeli, originali. Li ho fatti sia per attappare i buchi che uscivano fuori e sia perché i fiori di ciliegio teoricamente sbocciano in primavera, io sono nata ad aprile che più o meno è il periodo primaverile, quindi mi ricordava questo. Poi ad la Cina, così una cosa che vi aggiungo, quindi mi ricorda tantissimo questa cosa, la fioritura dei fiori di ciliegio è una cosa bella,
femminile, elegante, quindi sì, racchiude tutte queste cose. Poi ho fatto questo rossetto qui, che naturalmente adesso vedete al contrario, e se tipo storco il braccio, è messo un po' in un punto particolare, quindi così sembra dritto, così sembra storto, però vi posso assicurare che è dritto. Ed è un rossetto appunto fatto tipo stile sirenettoso, vedete? E questo simboleggia sia il mio amore per il make-up, logicamente, che penso ormai lo sappiate, sia per le sirene, quindi ho racchiuso tutto quanto in questo, però sia per il make-up sia per le sirene ne ho anche altri. Comunque appunto questo è un tatuaggio famosissimo su Instagram, però noi l'abbiamo un po' ripreso, l'abbiamo fatto un po' diverso. Poi ho fatto la scritta, questa qui, Destiny, che ho qua, è una delle parole che per me significano di più, perché io credo fortemente nel destino, cioè in generale, quindi ci tenevo a tatuare anche questo. Poi dall'altra parte ho fatto invece un'altra scritta, come vedete sono tipo specchiate, non so neanche come farvelo vedere, e in quest'altra invece c'è scritto Karma. Non è proprio lo stesso font perché non lo ritrovavamo più, però ci si avvicina tantissimissimissimo. Anche questo, Karma, è una parola che significa tanto, perché io credo in queste cose. Credo che se fai qualcosa di buono ti ritorna tutto, e altrettanto se fai qualcosa di cattivo in qualche modo poi subisci le conseguenze. Stesso giorno in cui ho fatto Karma ho fatto anche questo. Adesso ho tutta la pelle secca, quindi i tatuaggi sembrano tutti spenti, però ho fatto questo cuore. Questo qui l'ho fatto dopo essermi operata, più o meno. Io mi sono operata a gennaio, se poi non sapete tutta la storia appunto vi rimando al video di come ho perso i chili, perché quella è la storia. E questo qui appunto l'ho fatto tipo febbraio, marzo. È uno di quelli che più hanno significato, perché appunto è un cuore con uno dei miei colori preferiti, che è appunto questo fucsia, tutto vabbè contornato da perline, insomma è fatto molto carino, anche se lo dobbiamo ribattere perché ha perso un po' di vivacità. E la scritta che c'è nella pergamena è myself, quindi me stessa. L'ho fatto appunto dentro un cuore perché equivale un po' a dire ama sempre te stessa, pensa sempre a te in maniera positiva e non solo negativa, ti devi voler bene e tutte queste cose che magari possono sembrare banali, molto importanti. Ultimo sul braccio, almeno su questo, è questa qui che ho fatto qua sopra, sempre cercando di non attappare i buchi, però mantenere un certo stile. Ed è la mano di una sirena, quindi qua torniamo alle sirene. È fatta benissimo ed è troppo figa, e ha anche una conchiglia in mano, fatto super bene. Questo me l'ha fatto Grace, attualmente è una delle mie tatuatrici. Questo qui appunto simboleggia il mio amore per le sirene, punto basta, perché io odio il mare, quindi insomma non c'entra niente col mare, però mi piacciono le sirene, dai. Ah, ultimo su questo braccio, scusate mi stavo scordando, vedete? Stesso giorno che ho fatto la mano ho fatto questa scritta che è hashtag girl power. In realtà non è girl, è scritto girl, ma scritto GRL, che perché volevo così farlo abbreviato. Tengo molto anche a questo perché credo tantissimo nel potere delle donne, proprio nel mondo, nella figura femminile, e quindi tengo anche tanto a questo tatuaggio perché me lo ricordo sempre quanto noi donne siamo importanti e fondamentali. E poi ho anche questo che vi faccio vedere così perché si capisce abbastanza bene, che è la costellazione del toro, che è il mio segno zodiacale. Io sono nata il 22 aprile, mi piace tanto perché io sono tanto legata al mio segno zodiacale, quindi probabilmente ne farò anche altri riguardante questo mio segno. Questo punto mi ha fatto abbastanza malino e ve l'avevo già anche detto, però mi piace tantissimo come punto da tatuare. Infatti questo, come vedete, ce l'ho pulito, cioè qui c'è un altro tatuaggio che adesso vi faccio vedere, però lo vorrei tenere perché qui ci vorrei fare qualcosa poi per quando avrò un figlio, figlia, eccetera. Questo tatuaggio qui è questo invece, che è un simbolo celtico, che sarebbero tipo due X unite nella parte centrale. È un simbolo particolare perché vuol dire tante cose. Il significato che gli attribuisco io tra i tanti è famiglia, fertilità e tutte queste cose, che quando l'ho detto alla mia amica mi hanno preso in giro, soprattutto sulla fertilità, però è una cosa a cui io tengo tanto, cioè il fatto di avere figli, poter dare vita a una vita appunto, ci tengo tanto. E appunto poi la famiglia, che è una delle cose più importanti, anche questo purtroppo a volte ce lo scordiamo, e questo è per rafforzare ancora di più questo concetto a cui credo molto. Poi sempre su questo braccio vi faccio vedere uno degli ultimi in realtà che ho fatto, sempre da Grace, ed è un tatuaggio tra i miei preferiti in assoluto, delle ciglia finte, quindi questo è un altro di quelli legati al make up. Le volevo fare da una vita, ho sempre immaginato questo in realtà come punto, anche se non avessi avuto la scritta, perché mi piace, poi a me i tatuaggi piace vederli. Infatti questo qua dietro a volte me lo scordo, oppure comunque non ci penso, però lo vorrei vedere anche quello, quindi li faccio sempre in modo abbastanza
abbastanza visibile, sperando che un giorno si possa andare oltre il concetto, perché a volte magari la gente vede qualcuno di tatuato e dice questo è un galeotto, cioè ancora c'è sta credenza che io devo capirla. Non capisco perché le persone vedano quelli tatuati come una possibile minaccia o come persone brutte, cattive, cioè devo capirla questa cosa, però io sono andata oltre il concetto, cioè a me non me ne frega niente. Quindi appunto ho questo che è uno dei miei preferiti in assoluto, anche per come è fatto è fighissimo. Quindi sulle braccia penso di averli finiti. Ah no, ci sono quelli sulle mani, cioè avete ragione. La mano sinistra vi ho sempre detto che non l'avrei mai toccata, infatti così farò, così ho fatto. Però la mano destra, dai, perché da tatuaggi sulle mani mi piacciono tantissimo. Non ne ho tanti in realtà, l'unico che si vede maggiormente è questo, sempre per il concetto che ho la pelle chiara, quindi si nota subito. Quindi ho questi sulle dita che sì, si sono scoloriti, si sono aperti, ma così succede quando li si fa. E sono praticamente tutti i puntini, anche sul pollice, vedete, fanno male boia. Io ho una soglia del dolore altissima, cioè vi giuro, lo tengo come non si sa chi, ma questi mi hanno fatto male. Poi ho fatto questo che è un cuore, l'ho fatto insieme a mia sorella e mia madre, quindi ha un alto valore affettivo, però mi piace anche molto il punto. In realtà non mi ha fatto malissimo questo, però è sempre molto soggettivo, quindi è inutile che ve lo dico. E poi ho questo qui, è la zampina di un cane, vista così adesso è tutta rugosa, perché sapete quanto amo gli animali, ho un cane, ho avuto vari animali. Cerchiamo di arrivare agli ultimi, praticamente, che sono tutti sulle gambe. Allora, prima vi faccio vedere quello che appunto ho fatto per il mio cane Gwenda, che io penso essere uno dei più belli in assoluto che ho, proprio, cioè in generale. Sono andata appunto da Grace, questa ragazza bravissima. Io ho mandato la foto di Gwenda e gli ho detto: senti, me la fai tipo stile cartoon? E lei me l'ha fatta ed è bellissimo. Appunto c'è lei con i suoi occhietti che sono una roba spettacolare, collarino rosa suo, il ciuffetto, insomma è davvero lei al 100%. Magari più avanti sotto ci farò anche scrivere il nome Gwenda, tipo che gli va un po' così angolare, vediamo, vediamo. Comunque questo è assolutamente uno dei miei preferiti. E mo' il problema è l'altra gamba, perché se mi seguite, se avete seguito i vlog prima, sapete che questo è l'ultimo su cui sto lavorando da circa tutto il 2017, perché ci è voluto tantissimo tempo. Ho sempre voluto fare un tatuaggio sul polpaccio, ma di quelli proprio fatti a sleeve, quindi intero, col fondale e tutto. Dobbiamo ancora finirlo insieme alla tatuatrice, però non potevo e non volevo aspettare sinceramente di finirlo per girare questo video, quindi ve lo faccio vedere, ma sappiate che non è completo al 100%. Magari se poi iniziate a seguirmi, volete sapere meglio la questione, ve lo farò vedere meglio più avanti, perché sicuramente non mi fermerò qui. Però vi faccio vedere e vi spiego prima il concetto, perché sennò sembro una scema che mi sono tatuata ste robe. Sapete, se appunto mi conoscete, che amo tutto il mondo Disney. Sono una persona molto solare, colorata, artistica, devo dire, abbastanza, un po' sopra le nuvole, però nello stesso tempo so essere anche matura, ho un po' questi due lati del mio carattere, quindi ci tenevo a rappresentare il mio lato un po' più giocoso da bambina, se così dire, con una cosa che amo. E quindi mi sono tatuata tutte le mie principesse Disney preferite, non le ho fatte tutte, ne mancano alcune, lo so, non è stato fatto con cattiveria, infatti davanti ho messo quelle di maggior spessore per me, diciamo così, per sistemarle. Poi ci abbiamo messo una vita perché non li ho fatti tutti insieme. Prima abbiamo fatto le linee, poi abbiamo fatto i colori, poi lo sfondo. È una cosa abbastanza lunghetta, diciamo che ho accostato una principessa insieme a qualcuno che simboleggiasse un po' il cartone, quello che mi piaceva di più. Quindi c'è Cenerentola appunto con la scarpetta in mano, la topolina con ago e filo, poi abbiamo Mulan con Mushu, Cricri nella gabbiettina che ha in mano, l'albero anche qui di ciliegio, sotto di lei c'è la teca con la rosa invece della Bella e la Bestia, perché la volevo troppo ma non entrava vicino a Belle, quindi l'ho messa lì, però mi piace tantissimo, è una dei miei preferiti. Poi abbiamo la mia preferita in assoluto, che è stata la prima che ho fatto, che è appunto la sirenetta insieme a Flounder e Sebastian su uno scoglio, una roccia, e in mano alla sua adorabile forchettina, che appunto se avete visto
il cartone capirete perché io l'ho messa, la Riccia Spicci. Poi intanto sto cercando di muovermi così intanto guardo quello che vi spiego. Poi abbiamo Belle con la tazzina in mano che fa le bolle ed è tipo troppo bella. Questa è ancora da finire, tutte le sfumature e le cose, perché è l'ultima che ho fatto. Sotto invece abbiamo Lumiere, che è uno dei miei preferiti. Vicino abbiamo Pocahontas, che è una delle mie principesse Disney preferite. Insomma, mi piace tantissimo anche la storia che c'è dietro. E insieme c'è appunto il procione, che non mi ricordo mai come si chiama. E adesso poi gli dovremo aggiungere tutte le foglie che svolazzano, insomma, verrà molto figa. E poi ultima che ho voluto mettere è il cartone più romantico, cioè almeno per come la vedo io, che è appunto La Bella Addormentata. Su di lei volevo farci tipo tutto, volevo mettere l'arcolaio, Malefica, tutto, però non c'era spazio e quindi ho messo lei con il vestito mezzo macchiato, anche questo se avete visto il cartone saprete. E poi gli ho fatto appunto le tre fatine, Flora, Fauna e Sirenella, che ci stanno da Dio secondo me. Quindi questo è il tatuaggio sul polpaccio. Mi sono scordata anche di parlarvi dell'unico tatuaggio che non ho fatto in Italia, cioè l'aeroplanino che troviamo qua sotto, tra l'altro a Pocahontas, che è un aereo proprio stilizzato, basicissimo, che ho fatto in Polonia quando sono andata a fare il campo scuola con le mie amiche. Di questo vi ho anche girato il vlog quando sono andata. Io sono una persona molto razionale, io penso moltissimo prima di fare qualsiasi cosa, e questo invece l'ho fatto così, di getto, senza pensarci troppo, cioè mi sono buttata. Non me ne sono mai pentita in realtà, perché come fai a pentirti una cosa del genere? Cioè ti porta solo a ricordi belli. È stata una cosa folle che ho fatto, ci tengo tanto. Quindi questi dovrebbero essere tutti i tatuaggi, io spero di non scorrarmene neanche uno. Per quanto riguarda i prezzi e il dolore, diciamo, di quelli più nuovi, allora, tutta appunto la sleeve che ho fatto sul polpaccio, in tutto la mia tatuatrice mi ha chiesto 500 euro, diviso naturalmente ogni volta che andavo a fare una seduta, e ne ho fatte tante, gli davo qualcosa, alla fine non è neanche tantissimo, anzi, visto che sono tutte colorate, le abbiamo disegnate tutte insieme, per me è un prezzo super ragionevole. Per quanto riguarda il dolore, logicamente ha toccato varie zone, la zona quella tipo sotto il capo popliteo si chiama, che è praticamente dietro il ginocchio, quando andava lì vicino mi faceva un po' più male, però ripeto sempre che io ho la soglia del dolore alto, quindi mi ha dato fastidio ma relativamente. La cosa più che altro appunto pallosa è che è lungo da fare, poi guarisce una zona, ritocca un'altra, insomma è un po' lungo. Il tatuaggio invece è quello di Gwenda, fatto a cartoon, me l'ha fatto pagare 150. Dolore zero, proprio zero. Poi di quelli nuovi, qual è che non vi ho detto? Le ciglia, queste che ho qua, le ho pagate 50. Le ho fatto lo stesso giorno del cagnolino. Zero dolore, assolutamente. La mano, quella della sirena che mi ha fatto lei, insieme alla scritta, me l'aveva fatti pagare 70. E spero anche che abbiate comunque apprezzato, che abbia girato questo video, perché davvero è una cosa un po' lunga da fare, e vi avevo promesso che ogni fine anno da adesso in poi avrei girato un aggiornamento, quindi questo è l'ultimo video per quest'anno dei tatuaggi. Poi ci rivediamo l'anno prossimo col prossimo update, che naturalmente non ve li farò rivedere tutti ma soltanto quelli nuovi, però spero appunto vi piaccia. Io adoro vedere i video degli altri per quanto riguarda i tatuaggi, cioè mi danno sia ispirazione sia proprio sono curiosa, quindi anch'io questo video me lo riguarderò tipo un po' di volte. Detto questo, io vi mando un grosso bacio, mi raccomando, mettete pollice in su se vi è piaciuto, iscrivetevi, lasciatemi un commentino, scrivetemi quale avete voi, quale vorreste farvi. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video, ciao.